Allora, io direi di passare agli articoli. Non sono del parere che è nel bene o nel male purché se ne parli. Io sono del parere che quando si parla di qualcosa se ne deve parlare in un modo corretto, perché altrimenti passa il messaggio sbagliato. Secondo me, con gli scacchi, per quanto riguarda la comunicazione mainstream, passa il messaggio sbagliato. Passano tanti messaggi sbagliati. Quindi, di fatto, bisogna cercare di correggere questo tiro. Volevo vedere questa qui, che mi sa che ho anche letto. Intervista a Marina Brunello, la regina degli scacchi italiana. Che mi sa che ho visto questa intervista, me l'ero salvata, non lo so. Forse è questa. Allora, questa è la nostra Marina Brunello, che sta giocando alle Olimpiadi online. Campionessa italiana campionessa italiana diverse volte. Vediamo questa intervista. Siete pronti? Siete caldi? Ma Brunello della famiglia Brunello? Esatto, sì. Non quelli che producono il vino, ma quelli che giocano a scacchi. Oh, lo stavo per dire, guarda. Mi ha anticipato. Sì. Un saluto ai Brunello che sicuramente guarderanno questo video su YouTube. Sì, allora, ma che ci seguono sempre, ovviamente. Sì, no, Sabino, grande fan di Cesso Sai. Guarda che ci seguono tutti, eh. Campionessa nazionale a 14 anni e 2 mesi, medaglia d'oro alle Olimpiadi degli Scacchi nel 2018 a Batumi, prima italiana a diventare grande maestro. Questo è falso. Questo è falso. E lei non è grande maestro, lei è grande maestro femminile. Lei è maestra internazionale. Non ha 2500. Beh, probabilmente perché hanno malinterpretato, avranno visto che ha il titolo di grande maestro femminile, quindi hanno... È chiaro che evidentemente chi ha scritto questo articolo non sa niente riguardo i titoli. Cioè. Capito? No, prima italiana a diventare grande maestro e prima... Ah no, ok, e prima anche a conquistare il titolo di maestro internazionale, quindi come se maestro internazionale fosse dopo. Quindi... Esatto, quindi probabilmente avranno pensato che grande maestro femminile chissà, magari sembrava brutto, boh. Sì, invece è proprio grande maestro femminile, che sono due cose diverse, vabbè. Questo fa capire che tecnicamente già, vabbè. La regina degli scacchi, tra virgolette, quella vera, si chiama Marina Brunello. Ha 26 anni e viene da Rogno in Valle Camonica. Noi l'abbiamo intervistata. Descrivi una tua giornata tipo come vive uno scacchista. Ci si allena diverse ore, un po' al computer, un po' sui libri, un po' con l'allenatore. Circa 30 ore a settimana e me le gestisco io. Mi prendo un giorno di pausa per staccare completamente e poi mi gestisco gli orari. Se un giorno voglio fare solo 3 ore... I giorni prima o dopo ne faccio di più. Oltre a te, anche tuo fratello e tua sorella sono scacchisti. Mia sorella ha ormai smesso, sono quella che si chiama Roberta, tra l'altro ho conosciuto, ma anche lei ha vinto il campionato italiano una volta. Adesso vive a Cambridge, dove lavora come infermiera. Comunque mi sa non è questa intervista che dicevo. Mio fratello ha portato in famiglia questa passione, i nostri genitori non giocavano. Per puro caso c'è stato un corso elementare facoltativo, Sabino aveva 8 anni, gli è piaciuto molto, ha insegnato sia a me che a mia sorella, perché voleva giocare contro qualcuno. Io ho iniziato quando avevo 5 anni, forse anche prima. Chi vince le sfide in famiglia? Mio fratello è più forte, fa parte della nazionale maschile ed è anche lui un giocatore professionista. Ecco, seconda cosa, non fa parte della nazionale maschile. Esatto, Brunello. Non esiste la nazionale maschile. Non esiste la nazionale maschile, esiste la nazionale italiana che è quella assoluta che può comprendere anche donne. Non è una nazionale maschile. Non esiste la divisione tra maschi e femmine negli scacchi. Questo è proprio disinformazione. Questo è proprio... Con la maiuscola dall'altro, capito come a dire? I maschi sono... i più forti, così aiutiamo anche le femministe. Questo è clickbait. No, non è questo il messaggio che passa, secondo me passa il messaggio che come la palla a volo, che c'è la nazionale maschile e quella femminile. In che momento hai capito che la tua passione sarebbe potuta diventare il tuo lavoro? Sono sempre stata tra le più forti d'Italia, quindi l'idea di giocare a scacchi come lavoro c'è sempre stata. Quando ho preso la decisione è finita la triennale di psicologia, dovevo decidere se fare la magistrale in modo serio, diventare psicologo a tutti gli effetti. Pensavo di spostarmi nel ramo della psicologia dello sport oppure giocare a scacchi. Ho scelto gli scacchi. Infatti da un po' di anni ha messo proprio il turbo, come giocatrice Marina, in effetti. È stato, tra l'altro ha giocato anche il nazionale assoluto, il campionato italiano assoluto. Hai qualche abitudine prima di una partita? No, scusate, il fattore psicologico è un aspetto molto importante di questo sport. Sicuramente c'è un grande lato psicologico ed emotivo in una partita di scacchi. Quello senza dubbio, sfortunatamente, la facoltà a cui ero iscritta, non avendo fatto psicologia dello sport nel corso di studi, alla fine non era così inerente al mio percorso come scacchista. Infatti, esatto, sì, fai degli esami molto generici. Hai qualche abitudine prima di una partita, magari qualche gesto scaramantico? Dipende da gara a gara. Chi è che dice gara negli scacchi? Non esistono le gare negli scacchi, esistono i tornei. Quindi questa è già, no, come fa capire... Ma mi sembra chiaro che ci ha rimesso mano la... Hai capito? Sì. E questo, cioè da qui si vede, no? Perché tu, cioè in teoria se fosse stato un video,
sarebbe stato un montaggio di momenti, ma spero non come quello di Maria Palma, poverina, che saluto Maria, ma comunque diciamo paragonabile a quella cosa lì. Invece così puoi leggere di tutto, va, cioè peschi una carta dal deck ed esce una parola strana, cioè questo è il problema. C'è tutta la preparazione tecnica da fare, dopodiché quando arrivo sul posto, di solito se arriva la sera prima o il giorno prima, vado in sala da gioco per vedere come è messo lo spazio, la temperatura, quanto spazio c'è nella scacchiera e latte, tutte queste cose. Entro in sala da gioco per vedere cosa mi aspetta il giorno dopo, spesso ascolto musica prima della partita, in genere dipende dall'umore. In Italia a che livello siamo? Ci sono grandi punti di riferimento, quali sono le nazioni più presenti? Esiste la Federazione Italiana di Scacchi, è strutturata con due commissari tecnici, uno per la nazionale maschile ancora una volta e uno per quella femminile. Questa è la struttura della federazione. Vabbè. Dopodiché mi appoggio molto al mio circolo, gioco per la squadra Caissa Italia. Non è vero che... Ma poi che vuol dire questa struttura federazione? Ti pare che ci sono due commissari in tutta la federazione definita struttura della federazione? Facciamo così. Facciamo un po' di informazione. No, ma nel senso che una federazione in realtà ha anche 1000 sottopersone, ci sono i responsabili regionali, cioè... Sì, no, magari lei intendeva, cioè, magari nell'aspetto competitivo, no? Che è questa... No, lei sa di scacchi, lei è Marina Brunello, cioè, campionessa italiana è stata... Il fatto è che chi ha intervistato ovviamente ha rielaborato, perché non è che tu ti scrivi tutto e sbobbini, tu scrivi gli appunti e poi fantastichi praticamente. Struttura centrale, per esempio, commissioni dall'altro, cioè... Questi sono i consiglieri, eccetera. Queste cose sono visibili, voglio dire. Commissioni sono qua. Quindi qua sono scritte tutte le cose. Per esempio, per gli atleti, c'è la commissione atleti. Ok? Tutte queste persone qua. Ah, c'è anche Maria, non lo sapevo, per esempio. Che direttore agonistico, Fabrizio Frigeri, per dire. Cioè, c'è anche Frigeri come figura, per dire. Ci sono i commissari, ok? Commissione scuola federale, va bene. Però in realtà ci sono tante persone. È disinformato, la struttura è fatta di due persone, definita, basta. Questa ha stracapito male, cioè... Ovviamente, cioè... Il punto alla fine della frase, basta. Marina sì, ovviamente stava parlando delle... Una fa da balia ai maschi e una fa da balia alle femmine, non so se sì. È chiaro. La confusione avviene perché usa il termine maschile invece che assoluto. In effetti quello femminile è separato. Sì, ma dovrebbe usare... assoluto e poi maschile e femminile. L'età è solo un numero che influisce sul rendimento. Nel circolo ci sono persone di tutte le età. Non ci sono vincoli. Nella squadra ci sono alcune ragazze più giovani di me, alcune con qualche anno in più. Con l'avanzare dell'età c'è un calo di rendimento, però stiamo parlando intorno ai 45-50 anni. Rispetto agli altri sport, i giocatori sono più longevi. Ovviamente ci sono le eccezioni. C'è stato un grandissimo giocatore che ha giocato per il titolo del mondo varie volte negli anni 70, che fino a qualche anno fa ha continuato a giocare con giocatori molto forti. Bisogna stare molto attenti. Ma non so di chi sta parlando, tra l'altro. Anche dopo gli 80 anni giocava con gente molto forte, ha battuto qualcuno nei primi 50 al mondo. Ah, allora no, parliamo di... No, Korchnoi allora ha battuto... Ah sì, no, ok, Korchnoi negli ultimi anni ha battuto qualcuno nei primi 50 al mondo, ok. Allora è Korchnoi, sì. Tra l'altro Korchnoi parlava sicuramente della partita fatta con Caruana a, credo, Isle of Man... di qualche anno fa, no? Quella famosa partita dovrebbe essere, se non sbaglio. Sì. Ah, Gibraltar, sì, ok. Vabbè, Gibraltar, ha detto Iron Man, Gibraltar. Ok, chi sono alcuni stati più di altri, forse per tradizione, sostengono maggiormente i loro atleti. L'esempio chiaro è la Russia, dove gli scacchi sono il terzo sport nazionale. Gli atleti di punta hanno praticamente tutto pagato, devono portare a casa il risultato e hanno pressione in più. Ma quando vincono gli danno un appartamento. In Italia ho vinto la medaglia d'oro e quasi nessuno si è accorto. Alle Olimpiadi, in effetti, vince la medaglia d'oro... è un bel risultato, assolutamente. In paesi come la Russia, se vedono un giovane talentuoso, gli affiancano un allenatore forte. Adesso è così anche in Cina. Altre nazioni forti, tutte quelle dell'ex Unione Sovietica, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra. L'Italia sta crescendo, se fino a 20 anni fa eravamo considerati quasi terzo mondo, ora siamo diventati pericolosi. Terzo mondo. Come è strutturata la federazione? No, l'ha già detto prima come è strutturata la federazione. La federazione è strutturata... che ci sono due persone. Due persone. Una per la nazionale e una per la nazionale femminile. La nostra federazione fa parte del CONI, quindi campionati divisi in femminile e assoluto. Ah, mo sì! Ciò significa che noi ragazze possiamo giocare con i ragazzi e i maschi non con noi. Sì, doveva spiegarlo perché, siccome prima non ha capito, è scritto maschile. Qui in Italia ti affianca da un modo, devi pure stare zitto. La maggior parte dei tornei si chiama tornei open. Sono aperti a tutti e si gioca tutti insieme, maschi e femmine. Solo i campionati sono divisi. Io sono stata la prima donna nel 2019 a giocare la finale del campionato italiano assoluto. Forse la prima o la prima dopo tanto tempo, perché mi sa...
che c'è stata qualcuna che tanti anni fa ha giocato. Non perché non ci fosse la volontà prima, ma perché il livello maschile è più alto di quello femminile. E quindi sono stata la prima che è riuscita ad entrare grazie alla wild card della federazione. E così ho potuto giocare questo torneo. A livello psicologico è stato abbastanza difficile, soprattutto nelle prime partite, perché essendo la prima donna a giocarlo e l'unica del torneo, chiaramente avevo questa pressione addosso. Alla fine è andata bene, infatti ha fatto, mi sa, il 50% dei punti, no? Forse anche un po' di più. Ha battuto anche Lorenzo Lodici, tra l'altro, quell'anno. Motivo per cui poi Lorenzo è arrivato terzo. Saluto Lorenzo Lodici. Assolutamente, lui veramente ci segue sempre. Vabbè. Alla fine è andata bene, ho dimostrato che anche una ragazza può giocare tranquillamente a scacchi. Per esempio, però, un pomeriggio durante il torneo stavo tornando a casa dopo 4-5 partite disputate, quando incontrai un signore appassionato che, sorpreso dai miei risultati, mi disse: all'inizio del torneo pensavo che l'avresti presa da tutti, mi sbagliavo. Ah, molto bene. Questo spiega molto bene la situazione in cui ero. Tutti si aspettavano che la ragazza perdesse, e invece la ragazza ha fatto patta con quello che ha vinto il campionato e ha battuto il campione uscente, esatto. Ha battuto Lorenzo Lodici, come dicevo, che era il campione uscente, e ha pattato con Alberto Davide, che ha vinto quell'anno. Ah, come mai c'è questa concezione? A livello culturale, fino a 30-40 anni fa, era stranissimo che una donna giocasse a scacchi. Era considerato sport maschile. Era qualcosa di strano e le ragazze per questo non si avvicinavano al gioco. Ancora adesso c'è grande disparità numerica. In un torneo con 100 persone ci sono circa 3-4 ragazze e sono sempre le stesse. Essendo molto meno, è facile immaginare perché il livello sia più basso. Probabilmente il giorno in cui i numeri saranno uguali, anche il livello sarà lo stesso. Vi dico questa cosa, tra l'altro, nei paesi dell'Europa dell'Est non è così. Cioè, ci sono molte più donne che giocano. Esempio, andate a vedere quando sono andato al campionato europeo, cioè, ho visto un sacco di donne giocare. Anche ragazzine, giusto per la cronaca. Nel senso, è proprio un altro mondo. Se andate a giocare a un torneo nell'Est Europa, vi sembra proprio di giocare a un altro sport. Io ho giocato tornei... nel senso... In Moravia. Chi meglio di te? Ci sono più donne, comunque sono meno degli uomini. Sì, non sono tante quanto, Però sicuramente sono di più. Onestamente, mi aspettavo di vedere di meglio. Vabbè, Elo è scritto sbagliato, ma tanto nessuno sa come si scrive Elo, davvero. Articolo del Corriere della Sera. Sport. Scacchi e doping tecnologico. L'ultima moda è ingannare con l'informatica. E la colpa è anche del Covid. L'ultima moda. La moda è... Vabbè, facciamo questo. La pandemia ha fatto crescere il numero di tornei online e con essi quello degli imbroglioni che cercano di vincere usando app sempre più sofisticate. Persino il campione del mondo, Magnus Carlsen, ha rischiato di perdere. Vabbè. Ufficiale. E la federazione... Non so di cosa stia parlando, onestamente. Cioè, vabbè, c'è una clip che gira di lui che perde con una probabile cheater, ma era una ragazza, però non voglio dire, una partitella così blitz online non valeva niente. Non penso che in un torneo online qualcuno ci abbia provato con Carlsen. Ma no. Cioè, dovresti essere un idiota per fare una cosa del genere. Ma assolutamente, anche perché comunque non è che Carlsen gioca i tornei delle persone normali, cioè lui gioca gli invitation, tutti i tornei chiusi, quindi appunto, cioè... sono tornei d'elite. Non è che Wesley quindi... So si mette a barare da un giorno all'altro. E la federazione internazionale corre ai ripari con rigorose regole antidoping. Vabbè. È un momento d'oro per gli scacchi, anche sugli schermi della TV. Netflix ha appena lanciato The Queen's Gambit. Il titolo della versione italiana è La regina degli scacchi. L'hanno messo perché altrimenti poi ovviamente la CEO non funziona. Miniserie basata sul romanzo di Walter Tevis e dedicata alla vita di una bambina prodigio, orfana, di nome Beth Harmon. La interpreta Anya Taylor-Joy, che salutiamo, anche lei guarda le dirette di Chess Society, che arriva a essere la numero uno. Ma come spesso accade, la popolarità ha un rovescio della medaglia. Così nel mondo delle torri e degli alfieri... Non ce la faccio, ragazzi. Il mondo delle torri e degli alfieri... Ma vai mondo... in grassetto, ragazzi. Non ce la faccio. Ma poi... Ma perché? Cioè... No... Io la prendo a ridere veramente, perché non ho parole proprio. Vabbè, è scoppiato un allarme. Sibara a mansalva. Ma che vuol dire Sibara a mansalva? La causa paradossale è l'aumento dei praticanti online, anche a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. L'imbroglio di pari passo sta prendendo sempre più piede e su livelli esponenziali, con una conseguenza estrema: il dubbio che nulla sia più regolare sta diventando una vera paranoia. I problemi del campione del mondo. L'accostamento è così con il fenomeno del doping nello sport, mondo nel quale questo gioco rientra, pur con le differenze del caso, vabbè, e con le discipline maggiormente al centro di certe cronache: atletica e ciclismo. Ok, noi abbiamo i pantani praticamente nel gioco.
I dati sono incredibili. In un torneo internazionale 5 dei 6 migliori giocatori sono stati squalificati con l'accusa di aver barato. Ma di che torneo parla? E in un altro, gli stravaganti genitori. Se non sbaglio, un GM è stato beccato. Sapevo solamente. Sì, quello armeno. Mi pare che l'hanno beccato con le Petrosian, no? Nel bagno. Che ha Petrosian, mi sa lui. Tu dici un altro giocatore, il grande non maestro è stato beccato col telefono in bagno. Bravo. Tu c'è una Rauser, mi sa si chiama. Non mi ricordo il nome, però insomma ci siamo capiti su. Mi sembra che sia Rauser. È stato tolto il titolo del GM. La tavola a scacchi bianchi e neri, a.k.a. il mondo delle torri e degli alfieri. E in un altro, gli stravaganti genitori di ragazzini di 10 anni hanno respinto in modo sdegnato, ma nemmeno convincente, l'evidenza che i rampolli stavano giocando in maniera alquanto sospetta al cospetto del numero uno al mondo, il 29enne norvegese Magnus Carlsen. Ah, quindi sarà stata tipo una simultanea, ma che cos'è? Quando è che gioca quei ragazzini di 10 anni? Sempre l'ex ragazzo prodigio, diventato grande maestro a 13 anni, 4 mesi e 27 giorni, si è ritrovato a dover lottare fino alla fine contro una ragazza che utilizzava chiaramente il supporto di un computer. Non la sapevo questa storia. Carlsen aveva il bianco e la ragazza il nero. L'aspetto che ha acceso i sospetti, mamma mia che brutta allitterazione, sta nel fatto che lei effettuava le mosse con lo stesso intervallo di tempo. Ah no, era online, vabbè, una simultanea online, pensato ma sì, che cazzo. Sì. Era quello che ti dicevo io, quindi sapevo di questa clip online che girava, però a parte che non mi sembrava fosse una simultanea, sinceramente, quindi credo che anche chi ha scritto l'articolo l'ha un po' travisato. Era una partita... No, non ha scritto simultanea. Non ha scritto simultanea. No, sono io che ho... Perché ha detto ragazzini... No, però parla di ragazzini... Pensavo plurale. Esatto, è stato un caso di questa ragazza qui che giocava online, che muoveva sempre con lo stesso intervallo di tempo, faceva mosse probabilmente da computer, e molto probabilmente stava barando, ma è una cosa che lascia il tempo che trova. Mm-hmm. Cerchiamo questa clip, allora, vediamo se la becchiamo. Blitz Game, infatti. Alexander K. Ok. Have anything better? I guess I should just take. Vedi? Esattamente, più o meno 5 secondi ci metto. Sì, che non ha senso, no? Cioè tu fai il primo per la sopra. Wait a second, I was about to cream. Di solito lo fai. Knight G5. Maybe knight e5 is also. Yeah. King e8, knight c3. See this exchange? Sì, tutto qua è una cosa che lascia il tempo che trova. È chiaro, questo video ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni, quindi magari sto giornalista avrà preso la vicenda così. Insomma, tutto qua. E questo è il problema, che la gente travisa perché non capisce il linguaggio tecnico degli scacchi e quindi vengono fuori queste castronerie incredibili. Probabilmente avrà preso anche, o magari avrà tradotto qualche articolo in inglese, perché sai quanti ne avranno parlato di quella clip? Voglio. E quindi questo qua non ci avrà capito niente, tutto qua. Sì, a questo punto faccio un annuncio. Cari giornalisti, se dovete fare un articolo sugli scacchi e non sapete che pesci prendere perché, non sapete giocare a scacchi, non è una vostra colpa, lo capisco bene, contattatemi tranquillamente, vi faccio la consulenza gratuitamente, giusto per non avere più questi scempi. Veramente, cioè, non mi faccio pagare, in amicizia, tutto a posto, non mi dovete neanche citare, lo faccio per gli scacchi. Tra l'altro Bivvo dice una cosa sacrosanta, perché è successo una cosa peggiore ad Anand e nessuno ne parla, mi sa, in Italia, non ha parlato. Durante una simultanea per beneficenza, tipo, cioè dei tizi non si sono messi a usare Stockfish contro Anand e hanno vinto contro Anand. Anand ha abbandonato una certa che doveva fare. E dopo hanno detto, no vabbè ragazzi, ma era chiaro che dovevo usare il motore perché, dai, non potevo mica giocare, ma era giusto così, no, per... come dire, per allenarsi un po', per fare una partita un po' più ragionata, non avrei avuto chance, tipo un CEO di un'azienda indiana. 5 secondi, faceva così anche nella fase di apertura, dove magari rispondi al volo, perché è già chiaro quale schema adottare. O al contrario, rifletti di più perché valuti le possibili varianti di un certo tipo di situazione. Carlsen se n'è accorto ed è apparso indispettito, ma da campione del mondo ha parato perfino le mosse del probabile convitato di pietra, e alla fine ha vinto a tempo perché l'avversario aveva esaurito il suo tempo a disposizione. Giustamente, 5 secondi a mossa, se fai, era diciamo 5 minuti, basta che fai, non so qua la divisione, 360 mosse, no? Sì, più o meno. Quindi una partita di... Come ricorda Wikipedia, l'enciclopedia online, il problema delle irregolarità accompagna da sempre gli scacchi. Una leggenda narra da sempre che... No, insomma, da sempre. Vabbè. No, da quando ci stanno i computer, forse. Vabbè. Io questa parte la salto a più pari perché non voglio entrare nel merito di questa cosa. Vabbè, parla anche del turco, vabbè.
ma dalla fine del secolo scorso, grazie allo sviluppo di software specifici, alla diffusione del gioco online, oltre che di computer portatili, iPad, telefoni cellulari, sistemi wifi, il problema è diventato principalmente l'uso illecito dell'informatica per aiutare gli umani alla scacchiera. Il lockdown mondiale ha aiutato gli scacchi, ma ha anche creato, problema esteso ad altri giochi come il poker e il backgammon, un vero stato di crisi. La pandemia, spiega il professor Kenneth Regan, maestro internazionale ed esperto di computer incaricato dalla Federazione Internazionale di scovare metodi di gioco sospetti, in un solo giorno mi ha creato la stessa mole di lavoro avuta nel 2019. Siamo di fronte a un vero e proprio computer doping, sintetizza Arkady Borkovich, direttore generale della FIDE, presidente, cioè non ti piace presidente, la International Chess Federation. Il problema sono app o programmi in grado di calcolare mosse perfette in qualsiasi situazione. Mau dice una cosa giusta, come ricorda Wikipedia, no? Come, cioè, quando mai negli articoli di giornale citi Wikipedia, tra l'altro? Andando a scarzone, non sa parlare. Anche mi puzza molto di traduzione, comunque, direttore generale della fine, sai? Io non lo so. Ah, sì, no, ma sembra tutto tradotto, in effetti. Ecco, tra l'altro, vabbè, per accennare l'aiutino sono state imposte delle regole. Nei match più importanti i giocatori devono accettare di essere ripresi da più telecamere e di essere disponibili a collegamenti Zoom o WhatsApp. Ah, certo, cioè, online sì. Per provare che non stiano usando dei computer. Le Olimpiadi online, per esempio, prevedono la webcam, tutte le call, eccetera. Sì. Anche gli spostamenti alla toilette sono controllati, si sta addirittura ipotizzando un protocollo basato sul tracciamento dei movimenti dell'occhio. Se un giocatore guarda troppo in giro e non nella zona della scacchiera, scatta la bandiera rossa della squalifica. Del resto, il fenomeno ha numeri imponenti, chess.com, il sito online più noto al mondo, e qui, big flex, ho bisogno della full cam per fare questo big... Plexichess.com, è passato da 6,5 a 12 milioni di utilizzatori in un anno, ma sono anche cresciuti i bari conclamati, da 5.000 a 6.000 con una punta di 17.000 lo scorso agosto. Il caso Petrosian, quello falso, un altro recente e clamoroso scandalo, con tanto di squalifica, si è verificato negli USA nella Process League. I St. Louis Archbishops, squadra formata dai migliori giocatori americani, ha perso in finale contro gli outsider Armenia Eagles. Le aquile si sono imposte in virtù dei punti di Tigran El Petrosian, scusate, grande maestro che porta lo stesso nome per volontà del padre dell'ex iridato sovietico scomparso nel 1984, appunto Petrosian, ma soprattutto di quelli di un signor nessuno, numero 260 nel ranking, che si è permesso il lusso di battere Fabiano Caruana, numero 2 al mondo, l'oriundo che per un certo periodo ha difeso i colori dell'Italia. Petrosian ha giustificato l'incredibile vittoria con il gin che il compagno ha bevuto durante il match. Ma alcuni osservatori hanno denunciato che troppo di frequente toglieva lo sguardo dal suo schermo, così è scattata la squalifica con tanto di putiferio. Sono accuse idiote inventate, ha tuonato Petrosian, che si è esibito anche in un messaggio di insulti a uno degli avversari, il numero 8 al mondo, Wesley So. Questo se lo poteva risparmiare, magari. Sì, ma ha detto di peggio. Sei il più grande perdente che ho incontrato. Quando io battevo gente ben più forte di te, tu ti facevi ancora da pipì nelle mutande. Se negli scacchi c'era un'etichetta, pure questa è andata a pallino. Questa cosa è successa davvero... E tra l'altro, forse voi non lo sapete, ma su Anarchy Chess, che è un subreddit di Reddit, appunto, lo facciamo vedere subito, gira il bot di Petrosian. Eccolo, Petrosian bot, stupendo in tutto il suo splendore. Are you kidding? Questo è il messaggio che ha scritto, che è diventato un copypasta. Copypasta, per chi non lo sapesse, l'ho imparato qualche anno fa, è una di quelle robe che tu prendi e copi e incolli, fondamentalmente, ogni volta che se ne presenta l'occasione. Questo è un copypasta. What are you talking about, man? Non so perché mi venga l'accento di Borat, però... You are the biggest loser I ever seen in my life. You was doing PP in your pampers when I was beating players much more stronger than you. You are not professional, because professionals knew how to lose and congratulate opponents. You are like a girl crying after I beat you. Tutto così il messaggio, quindi... E tra l'altro la cosa divertente è che ha detto: I am officially inviting you to OTB Blitz match when the prize found both of us will invest $5,000 and winner takes all. Questa cosa è successa veramente.